Messaggio di Corton di Monique Mathieu, 10 aprile 2022, traduzione Marina. Figli della terra, figli della luce, è sempre con grande felicità che vengo a voi. Sono il vostro amico, il vostro fratello galattico, Corton. Vengo di nuovo perché c'è tanto da dire, da raccontare, non solo per rassicurarvi, ma anche per provarvi che il cambiamento è qui. È stato deciso che ci mostreremo sempre di più nella vostra dimensione. E dico, ci mostreremo sempre di più nella vostra dimensione. Perché ora dobbiamo lavorare nella vostra dimensione. Dobbiamo lavorare in relazione a tutto quello che succede nel vostro mondo. E siate certi che stanno succedendo molte cose di cui siete veramente inconsapevoli. Dobbiamo ora liberare il vostro mondo prima del grande cambiamento, perché certe energie stanno trattenendo non solo l'ascensione della Madre Terra, ma l'apertura della coscienza degli esseri umani, nostri fratelli. Quando dico questo è per dirvi quanto aiuto vi viene dato per prepararvi al grande cambiamento. Quindi ci percepirete sempre di più. Le macchine fotografiche, i telefoni cellulari e così via ci possono già captare. Hanno la capacità di captare a volte ciò che l'occhio umano non può vedere. I vostri media cominceranno a parlare delle apparizioni. Anche per questo vi avvertiamo, perché ci saranno apparizioni false e vere. Voi sapete cosa sono gli ologrammi, ma la tecnologia dei malvagi è così avanzata negli ologrammi che possono farvi vedere cose che non esistono. Ci manifesteremo principalmente per aiutare nella grande trasformazione dell'umanità. Siamo particolarmente attivi in quella che chiamate Europa dell'Est, anche a livello della Russia. Abbiamo un lavoro considerevole da fare e molti dei nostri fratelli stanno assumendo un corpo materiale per poter aiutare nel piano materiale. Abbiamo avvertito molti capi di governo. Alcuni ci hanno creduto, alcuni ci hanno visto, per altri siamo stati costretti ad avvertirli in sogno o in modo molto più intuitivo. Il vostro mondo non sarà più quello che è stato. Voi stessi non sarete più quello che siete stati. Tutto sta andando molto veloce per la trasformazione profonda della vita, e dico, per la trasformazione profonda della vita. Vi sarà sempre dato il tempo necessario per realizzare ciò che avete ancora da realizzare nella materia e soprattutto per prepararvi a cambiare non solo nella frequenza vibrazionale, ma anche nella dimensione. Come vi è stato detto, vi sentirete sempre più diversi e ci saranno anche sempre più aperture di coscienza. Tuttavia, il contatto tra chi siamo noi e chi siete voi, nostri fratelli della Terra, sarà attraverso i sogni, attraverso l'intuizione o nella realtà fisica. Questo contatto fisico si manifesterà solo alla fine, per non disturbare i nostri fratelli umani. Siamo particolarmente attivi in Ucraina, non per combattere, perché non combattiamo, ma per trasformare le cose inviando vibrazioni molto potenti che indeboliscono quelli dell'ombra e quelli che lavorano per essa. Quindi la lotta non si manifesterà nella materia, anche se siamo presenti. Avrà luogo a livello spirituale, con l'invio di energie d'amore e altro. Per il momento non possiamo parlarvi di questo altro, ma sappiate, fratelli della Terra, che abbiamo mezzi considerevoli. Tuttavia, saremo ancora obbligati a lasciare che le cose accadano per un po' di tempo, affinché ogni essere umano che vive sul pianeta
possa posizionarsi in relazione a se stesso, a ciò che desidera, alla sua fragilità e alle sue paure. Attualmente il più grande problema dell'umanità è di riuscire a capire le sue paure, a superarle e a sradicarle. Quello che forse non sapete è che vengono inviate costantemente onde a bassa frequenza, onde che portano la vibrazione della paura. Non pensate che gli abitanti della Terra siano sottomessi, come lo sono ora, senza che vi siano cose esterne che producono e provocano questa sottomissione. Certo, c'è stata la sottomissione alla paura, ma ancora una volta ci sono molte cose che non capite che vengono inviate. C'è anche una cosa essenziale, sono le proiezioni telepatiche sugli esseri umani per farli addormentare, ma non è solo questo. Mi mostra come dei fluidi. È qualcosa di quasi materiale che viene inviato continuamente e prodotto da qualche tipo di macchina. Mi mostra come una macchina, con una specie di parabola all'estremità, che proietta vibrazioni. È qualcosa di fisico e vibratorio allo stesso tempo. Non so come descriverlo, perché non ho le parole per farlo. Quindi, prima di poter agire veramente sugli esseri umani, in senso totalmente positivo ovviamente, siamo obbligati a neutralizzare ciò che provoca questa sonnolenza o non reazione alla manipolazione. Stiamo cominciando a farlo a poco, ma abbiamo aspettato affinché un numero massimo di esseri si svegliassero da soli da questo sonno fabbricato e provocato. Molti di voi a poco sentiranno la nostra presenza. Sarete sempre più intuitivi perché stiamo lavorando su tutti i nostri fratelli operatori di luce, perché abbiamo bisogno di loro che possono lavorare nella materia, nella loro dimensione attuale. Tuttavia, la terza dimensione viene diluita per far posto alla quarta o addirittura alla quinta dimensione. Tra pochissimo tempo la vostra terza dimensione non esisterà più. Quindi, naturalmente, sarete ancora nella materia, ma se poteste misurare la frequenza vibratoria dei vostri corpi, vedreste che non vibrano più alla stessa frequenza di un mese o di qualche giorno fa. Tutto questo accadrà in modo molto, molto progressivo, ma con un processo accelerato. Agli esseri umani, nostri fratelli, deve essere dato il tempo di poter integrare ciò che devono integrare e soprattutto di poter eliminare e sradicare tutto ciò che deve essere eliminato, perché ci sono molte, molte cose che bisogna eliminare e sradicare. Ciò che più ci addolora, se possiamo considerare che ci addoloriamo, perché non abbiamo le stesse vostre emozioni, nostri fratelli umani, quindi ciò che più ci addolora, per parlare nel linguaggio umano, è vedere la terribile manipolazione che l'umanità ha subito. Hanno impedito agli esseri umani di pensare, hanno istituito, causato un pensiero comune. Ci sono degli esseri che sono stati protetti perché avevano la capacità di essere protetti, cioè molte vecchie anime di cui voi fate parte, ma la maggioranza degli esseri è stata veramente lobotomizzata. Come priorità cercheremo, ma lo faremo al massimo, di liberare i vostri fratelli umani, i nostri fratelli umani, da questa presa, perché è una presa esercitata dai vostri fratelli umani malevoli, ma soprattutto da altre entità, non li rinomineremo, li conoscete molto bene, che vogliono appropriarsi del pianeta Terra e che non vogliono assolutamente la trasformazione vibratoria e spirituale. Vogliono appropriarsi della parte superiore e sono in questo momento al di sotto.
Avete capito di chi stiamo parlando? Ora ci viene ordinato di agire in modo più visibile per liberare il popolo umano, tutti i nostri fratelli sul pianeta Terra. Alcuni non potranno essere liberati perché la presa è stata così profonda che tutto quello che potremmo fare sarebbe inutile, ma va bene così perché la vita è eterna. Continueranno il loro cammino su un altro mondo che si adatterà a loro e che consentirà loro di evolversi molto più velocemente e molto più facilmente di quanto abbiano fatto sul pianeta Terra. Vorrei aggiungere che tutto è perfetto nel piano divino. Quello che vorrei anche aggiungere è che l'unità degli esseri umani avrà luogo. Non ci sarà più divisione, non ci sarà più dualità tra chi pensa in un modo e chi pensa in un altro. Ci saranno eventi che costringeranno gli esseri umani a unirsi prima del grande sconvolgimento. Avrete dei segni. Non accadrà tutto in una volta senza che siate avvertiti. Avrete dei segni, quindi siate vigili. I segni saranno sempre più numerosi per segnalare le immense trasformazioni e per prepararvi ad esse. Ci saranno segni nel cielo, ci saranno segni sulla terra, ci saranno segni nel profondo di voi stessi e quelli che noi chiamiamo dei nuovi codici che saranno impiantati nella vostra coscienza. Ora, soprattutto accogliete tutto ciò che accadrà. Non posso non dire che accadranno cose difficili, sarebbe mentire, ma l'unica cosa che posso dirvi è che per tutti gli operatori di luce che hanno resistito a questa enorme manipolazione, ci sarà molto meno percorso, meno cammino da fare per arrivare dove devono arrivare, cioè questa immensa preparazione per il grande ribaltamento. Quindi non abbiate paura della parola ribaltamento, non abbiate paura nemmeno della parola ombra, non abbiate paura delle parole. Certo, le parole portano energia, ma bisogna vedere a quali altre parole sono associate. Bisogna avere la capacità di rimuovere il negativo dalle parole. Per esempio, se vi parlo di oscurità, non dovete prendere questa parola come qualcosa di assolutamente negativo. Dovete semplicemente dire a voi stessi che l'oscurità è il contrario della luce e che dall'oscurità viene sempre la luce, cioè che la luce illuminerà sempre più oscurità e che l'oscurità diventerà luce. Dovete capire le parole, non dovete fermarvi ad alcune di esse e continuare ad evolvere ancora e ancora. Mi dice: in questo momento sono sulla nave del vostro grande fratello d'amore, la nave di Sananda. Posso comunicare con voi perché una parte di me, come la proiezione di coscienza che fa questo piccolo canale, una parte di me è con voi. Quindi anche sulla stella celeste o sulla stella blu c'è molto da fare. Abbiamo accolto sulla nostra enorme nave forze provenienti da molte parti della vostra galassia, dalla nostra galassia e da molto più lontano. Non sono forze di combattimento, sono forze di luce, non solo per aiutare a livello vibrazionale, ma per aiutare a liberare l'umanità da questa terribile morsa. Onde d'amore vengono proiettate in modo permanente sul vostro sistema solare, ma specialmente ora sul pianeta Terra. Sono più che onde, ma non riesco a trovare la parola. Mi dicono: non importa. Quindi delle vibrazioni, delle onde sono proiettate su tutti gli esseri umani per accelerare i processi di liberazione e di trasformazione profonda degli esseri umani, nostri fratelli. Questo è quello che sono venuto a dirvi. Abbiate completa fiducia, il piano è giusto. Tutto si affretterà,
ma nella giusta direzione. Non ascoltate tutti i rumori che possono gettarvi nel panico. I rumori del conflitto, certo, ce ne saranno, ma non date importanza a tutto ciò che può rallentarvi. Al contrario, date importanza a tutto ciò che vi permette di liberarvi, essenzialmente, dalle paure e che vi permette di andare avanti molto più velocemente. Ora, con tutto il mio amore, vi saluto. Vi saluto a nome mio, vi saluto a nome di tutti i miei fratelli, di tutti i vostri fratelli galattici. Vi saluto a nome di Sananda, a nome del comandante Ashtar e vi saluto a nome di tutti i miei fratelli e sorelle galattici. Dico miei fratelli e sorelle galattici perché c'è anche il lato femminile nelle navi, ma questa è un'altra cosa. Un altro insegnamento che forse vi daremo nei prossimi giorni. Vi amiamo infinitamente, fratelli della Terra. Siate benedetti. Voce Marina.